Buonasera, abbiamo letto da studio, insomma il tuo intervento è valso un gol, bravo nella parte finale quando si è trattato di attaccare, insomma una difficoltà invece per i 45 minuti, ma questo punto diventa assolutamente fondamentale anche alla luce delle, dei risultati che erano maturati sugli altri campi. Sì, diciamo che siamo partiti male, perché quell'episodio di Osvaldo è il calcio di rigore che è dubbio, che mi hanno detto, quindi sicuramente loro, dai, non è facile partire subito un calcio di rigore 1-0 e per noi si mette tutto in salita, quindi è veramente difficile, però penso che questa squadra ha espresso veramente un carattere grandissimo, veramente ha avuto i giusti attributi questa partita, ha dimostrato veramente che in primis che è un gruppo fantastico, abbiamo smentito veramente tantissime voci per quanto riguarda il gruppo, no? In settimana abbiamo sentito veramente di tutti i colori, italiani, argentini. Non facciamo queste polemiche perché non servono perfettamente a nulla, fanno male solamente a noi stessi, fidatevi, noi siamo veramente un gruppo bellissimo e non vediamo l'ora di festeggiare più presto con il nostro pubblico questa salvezza che come abbiamo visto anche oggi questi risultati non è che ci hanno aiutato, la vittoria del Parma Udine, la vittoria del Cesena. Quindi veramente questo punto secondo me non vale 3 ma 2 punti valgono tutti. Sì, Ciro, tu avevi il compito probabilmente più difficile sulla carta, no? sulla fascia c'era Krasic, giocatore insomma impegnativo da marcare, ma è inutile anche nascondere che la metamorfosi della squadra l'ha avuta quando è entrato in campo Lodi, quando è entrato in campo Bergessio, quando un po' anche Gomez, insomma è, anche tu sei stato spostato in una posizione probabilmente più avanzata. Sì, ma hai detto delle cose giuste. Qua, come ho detto prima, è un gruppo fantastico. Quindi la differenza l'hanno fatto veramente gli uomini che sono entrati, che non era facile. Non era facile, soprattutto venire qui a Torino, rimontare 2 gol. Quindi penso veramente il merito va tanto a loro. Ma anche, non posso mentire, anche all'allenatore che ci sono fatti i cambi giusti. Quindi quando facciamo queste prestazioni, abbiamo giocato contro la Juventus, che secondo tempo abbiamo fatto una partita e siamo riusciti ad andare tante volte in conclusione, penso che è solamente un piccolo traguardo che abbiamo raggiunto. Cioè, nel momento in cui hai chiuso quella diagonale, lì che hai pensato, obiettivamente, 2-1 contro Pierre Krasic, cioè, eri da solo contro 3 persone. Che... No, ho valutato bene perché dovevo aspettare, come avete visto mi sono messo in mezzo, quindi dovevo aspettare il movimento di Krasic, se lui se la portava su sinistra allora andavo a chiudere con lui, invece da lì ho rischiato e meno male, diciamo, non era bene, no? Quindi però nel momento in cui ho fatto questo appalaggio ho visto vedere negli occhi dei miei amici quella voglia di vincere, quella voglia di fare quel gol, di subito rimontare, no? Quindi da lì quella voglia che non c'è stata domenica scorsa, che giustamente sul 2-1 non abbiamo avuto quella stessa reazione. E c'è un'ultima cosa, dopo ti lascio andare, ma nel regno di Del Piero, insomma, essere poi migliore in campo un giocatore che batte un calcio di punizione al 94esimo minuto come Lodi, ti inorgoglisce un attimo, poi che effetto fa giocarsi un'altra partita qui contro questi mostri del calcio che insomma rimangono certamente dei grandi campioni? No, ma su questo dubbio mancano le grandissimi giocatori. Qua però stiamo parlando che Francesco non ha niente da invidiare a livello di calcio da fermo, quindi anzi c'ha ancora tantissimo da migliorare, si allena tantissimo in settimana per questo qui, perché è un'arma in più. Sicuramente anche per fare un esempio, subito veloce, domenica scorsa se non usciva, abbiamo avuto 2-3 calci di punizione alla fine quando la Lazio, stavamo su 3-1, potevamo aprire la partita. Quindi però è una soddisfazione che veramente va per lui, che se la merita, a Francesco, e poi per i campioni è sempre una grandissima cosa giocare contro di loro, no? Poi soprattutto come facciamo queste prestazioni, penso che dobbiamo farci anche complimenti anche noi stessi. Grazie, naturalmente ti facciamo anche noi i complimenti a Capuano, mentre non so a che punto è arrivato Alessandro. Allora, innanzitutto, Gomez, innanzitutto complimenti, no? Complimenti per il risultato, ma anche complimenti per la tua partita personale. Insomma, ci hai dato una mano, poi hai dato al Catania una mano importante nel momento in cui aveva più bisogno. Sì, nel personale andava cercando perché un po' non stava giocando a mio livello e la ultima 3 partite è andato alla banchina e è entrato bene e bueno, il mister ha confiato in me e bueno, con questa partita sono molto contento,
anche me, miei compagni, abbiamo pareggiato una partita che ha sido una guerra. Una partita che ti aveva visto in un primo tempo con la squadra un po' in difficoltà, ma l'unico in grado di poter scheggiare attraverso. Poi, insomma, il gol che arriva a coronamento di una rimonta, insomma, ci avete creduto poi a questa rimonta, poi finita la Lodi. Sì, sì, anche Gonzalo Vergesio è entrato benissimo, mi ha dato l'assist e bueno, Lodi è entrato benissimo e ha calciato come Maradona. Esatto, senti, è stata la partita di quelli che sono entrati, di quelli che erano in campo, è stata la tua partita, è stata probabilmente anche la partita di Capuano, perché ha fatto una chiusura che valso praticamente un gol. Sì, sì, tutti i ragazzi e i miei compagni hanno giocato una partita incredibile e anche lo che è entrato della banchina, e siamo tutti felici. La prima volta che eri qua a Torino contro la Juventus? No, è venuto con la Coppa Italia. Con la Coppa Italia? Sì, sì. In campionato di questa la prima volta? In campionato è la prima volta. E non è stato con Del Piero c'era una... Sì, sì, sì. Del ragazzino erano tutto mio idolo, io lo guardavo da Argentina e come un sogno. Bene, insomma, questo sogno vi regala un punto, una Pasqua probabilmente più serena e magari una quota salvezza che vi avvicina alla permanenza in Serie A. Sì, sì. Siamo vicino, manca la domenica prossima che è una partita molto importantissima per noi e per la salvezza. Grazie naturalmente Piero, contro Gigi Buffon, ma chi te lo doveva dire? L'anno scorso. Infatti, no, diciamo questo stadio mi porta veramente bene, perché quando giocavo col Frosinone a ottobre ho fatto gol a Torino, in quell'altra volta, oggi ho fatto gol alla Juve, però penso che sia il valore sia un pochino più importante, perché abbiamo ottenuto un grande risultato contro una grande squadra, sotto di due gol c'è stata una grande reazione e penso che il pareggio sia meritato. Il valore aggiunto di chi è entrato in corsa in questa partita? Sembrava che dalla panchina eravate più concentrati di qualcuno che stava in campo. No, il mister fa delle scelte, bisogna accettarle per il bene della squadra, per il bene della società, per i tifosi, per la città, perché c'è in ballo, c'è una salvezza e un campionato della Serie A da disputare l'anno prossimo. Perciò il mister ha valutato così, bisogna prenderne atto e rispondere sul campo. Penso che io il mio l'ho fatto e penso che ho risposto sul campo oggi. Certo, tre calci di punizione, ne battuti parecchi, ma insomma due con Lecce, uno poi oggi che è andato a insaccarsi al 94esimo minuto al finale di questa partita. Penso che ci credevi tu, 40 tifosi del Catania che avevano comprato il biglietto e una decina di colleghi giornalisti che eravamo lì in tribuna, il resto era praticamente attonito. Ma qui allo stadio penso sia così, a casa penso che tutta la mia famiglia ci credeva, mia moglie ci credeva, mio figlio ci credeva, anch'io quando ho calciato la mia posizione l'abito da fallo di mano su Felipe Melo, sull'altra posizione credevo anch'io di fare gol, infatti andava bene. C'è stato un movimento di Maxi Lopez sul tuo calcio di punizione che ti ha aperto? Io ho visto tantissima gente in barriera, ho fatto allungare la barriera apposta per non far muovere prima Buffon, perché sennò partiva prima, penso che la potesse prendere, perciò ho fatto allungare la barriera tranne l'inganno perché potesse tirare anche sul secondo pallo, mi sa bene, sul primo pallo penso che andava bene. Con Del Piero vi siete incontrati o con Buffon ti ha detto qualcosa? No, veramente mi sono incontrato ora perché ho fatto cambio con due amici miei della Juve, con Buffon, mi ha fatto i complimenti e mi ha detto sapevo che tu c'hai un piede veramente caldo e oggi lo hai dimostrato in un grande stadio. Raccogliere i complimenti vale probabilmente molto meno di avere raccolto, grazie al tuo gol e anche quello di Gomez, un punto importante per un Catania che ti proietta nell'anno prossimo, speriamo anche in un panorama che con il piede che hai e con anche l'abnegazione che dimostri, insomma, la meriti tu. Vabbè, ma innanzitutto i complimenti fanno sempre piacere, poi un campione del mondo penso sia il massimo, però l'importante. Io faccio parte del Catania, devo ringraziare il Catania che mi ha dato l'opportunità di tornare in Serie A a gennaio e tornando ho fatto già tre gol, penso che l'obiettivo primario è quello della salvezza, cioè poi quello che verrà dopo si vedrà. Grazie naturalmente, grazie a Francesco Lodi, noi siamo...